Eccoci ragazzi, siamo pronti a partecipare alla Super Hero Academy, stiamo per entrare. Entriamo. Guarda lì, guarda lì. Ma cosa ci aspetta oggi? Guardate, e qui c'è proprio Batman. C'è anche il Bat-segnale. Wow, ci hanno dato lo zaino d'ordinanza di Batman ragazzi. Mamma, c'è il buffet. C'è il buffet. Alice ha visto il buffet, basta. Batman va in secondo piano. Guarda. No, ma anche il buffet è a tema Batman. Guarda, e questa è soltanto la colazione, perché dopo faremo il pranzo e la merenda. Questo è un, non lo so, un qualcosa con dei poteri. Wow. E tu in questo zainetto cos'hai? Non lo so. Tutti e tre ce ne abbiamo uno, ma non lo abbiamo ancora aperto. Io lo apro. Lo apriamo? Wow! Una borraccia! Borraccia di Batman! Wow! Facciamo questa mia borraccia! Va bene! Non dirmi! No! La felpa! È la felpa di una Hero Academy! Ok, ci cambiamo come i veri supereroi! Wow, questo è il passaporto della Super Hero Academy! Qui, man mano che supererai le prove, riceverai dei timbri! Wow! Trainee Alissa, ce l'hai anche tu questo? Sì. Sì. Per poter entrare dobbiamo mostrare il nostro QR code, altrimenti non ci fanno accedere alla Super Hero Academy. Vai Daniel, vediamo se è valido. Accesso consentito, vai, possiamo entrare. Allora ragazzi, c'è una regola, può mangiare al buffet soltanto chi riesce ad arrivare fino lì sopra. Sta scherzando! Però dopo ci dovete salire davvero. Ah, qua ci spiega cosa sono. Light Power è succo e polpa di pera, invece il Darkness Power è nettare di mirtillo con aggiunta di vitamina C. Tu cosa hai trovato? Mm-hmm. Casi irrisolti. E allora noi dobbiamo aiutarli a risolverli questi casi. Sì. Cosa state sbirciando? Io ho visto già una sala che mi sa che poi andremo. Non ti spoilerare le cose. Fammi spoilerare le cose. Oh, cosa c'è qua? Forse è una prigione dove tipo dobbiamo cercare qualcosa. Sei contenta? Succo di mirtillo. Questo è il secondo, il terzo. A che numero siamo arrivati? Non abbiamo ancora iniziato e loro stanno già indagando. Riesci a vedere bene cosa c'è? Se vieni qua c'è qualcosa. Allora direi che possiamo iniziare con la prima prova, però prima c'è un messaggio di Batman. Buongiorno, cadetti della Super Hero Academy, benvenuti. È finalmente giunto il momento di esprimere il vostro potenziale e diventare miei alleati nella lotta contro il crimine. Ma ricordatevi, per essere un vero supereroe e sconfiggere il male, sono necessari disciplina, abilità fisica, capacità mentali e conoscenze tecnologiche avanzate. Vi lascio nelle mani dei vostri trainer e vi seguirò a distanza per vedere i vostri progressi. Capito ragazzi? Prima prova di equilibrio. Bisognerà camminare su quello, poi arrampicarsi fino su e infine calarsi dall'alto. Siete pronti? No. Ma come no? Cioè, Batman vi ha assunti per questo incarico, per questa cosa importantissima? Ma è difficile! Ma vedrai che ce la fai. Ma è sicuro questo? Sicurissimo, guarda, ci sono gli istruttori esperti. Vai, vai, Michael! Ora tocca Aurora, poi Alissa, poi Daniel e poi anche io e papà. Yes. Vai Alissa, prima prova, l'equilibrio. Vai, brava. Ok, vai Ali, ce la puoi fare. Ali, metti le ali. Brava. Vai Alissa, ma guarda quanto sale. Sei altissima. Grande Alissa, vai. Vai. Vai Alissa, adesso si inclina, si sta inclinando. Non guardare in basso Alissa, non guardare in basso. Brava, vai, vola giù. Wow, brava. Tocca a Bat Daniel.
Vai, vai. Anche Danny sta salendo bene in alto, eh. E meno male che non voleva andare. Sei arrivato fino alla parte inclinata. No, no, non ci credo, non ci credo. Ce l'ha quasi fatta. No, non ci credo. Vai. Bravissimo, bravo. È stata dura? Molto. Però sei stato bravissimo, anche tu, eh. Dai che ce la fai. Grande. Siete rapida? Rapida, rapida. Si scuolano. Allora. Bellissimo. Voglio fare questo nella vita. E anche papà proverà ad arrampicarsi. Batto Orlando, batto Orlando, batto Orlando, batto Orlando. È arrivato. Eccolo, sta scalando il grattacielo. Ce la può fare. Perché lo sta scalando? C'è qualcuno in difficoltà lì sopra? No, lo sta facendo per il puro gusto di farlo. Forse deve raggiungere il covo del Joker. Poteva prendere l'ascensore, ma perché semplificarsi la vita? Molto meglio fare così. Dai, oh 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 oh, l'ho visto male, però non demorde. Ce l'ha fatta, vai, tuffati che è morbido. Oh, com'è andata? Posso fare Batman. A questo punto apporremo sui vostri patentini il primo riconoscimento. Ok, prova superata, è il momento di farsi fare il timbro. Timbro meritato. Dai con la seconda prova, ragazzi. Dovete andare in una stanza buia e recuperare una maschera usando il visore notturno. Bisogna tenere premuto questo pulsante per qualche secondo. Rilasciandolo si accenderà il display. Dovete premere questo pulsante perché passerà all'infrarosso e quindi alla visione notturna. Cosa registrerete nel buio, ragazzi? Daniel, Alissa, siete pronti? Avete formato la coppia? Avete paura del buio? Ragazzi, io mi sa che non posso seguirvi qui, però dopo voglio vedere la vostra registrazione, mi raccomando. Buona fortuna, buona fortuna. Ok ragazzi, mi raccomando, dovete trovare la maschera di Batman. Pronti ragazzi? Mi raccomando, dovete trovare la maschera di Batman al buio. La maschera di Batman? Sì. Wow, bravi! Com'è stato orientarsi al buio? Bello. Io mi sono accucciata così. Avete ricevuto il secondo timbro, bravissimi! E ora via con la terza prova. Il prossimo allenamento è fondamentale per entrare in luoghi riservati e protetti. È una stanza completamente attraversata da raggi laser che, se toccati o anche solo sfiorati, segnaleranno la vostra presenza attivando un allarme. Il vostro compito è quello di attraversare la stanza senza toccare alcun raggio laser, recuperare l'action figure di Batman, tornare indietro senza toccare alcun laser. Mi raccomando ragazzi, non dovete toccare i laser. Ragazzi, questa è la porta che avevate sbirciato prima. Alice è un po' agitata, contenta? Contentissima. Ti stai divertendo? Sì, ma perché io adoro i laser. Tocca a te. Un po' di paura. Sono sicura che lo farà suonare 53-60. No, io credo in te, ce la puoi fare. Devi trovare l'action figure di Batman. Vai, Alissa. Mamma mia. Vai. Non sei più abituata alla luce. L'hai trovata? Sì, però l'ho fatto suonare 2 volte. Ah, vabbè, dai. Batti il 5. Vai Daniel, sei il prossimo. Mi raccomando, non far suonare i laser. Vai Daniel, tocca a te.
Daniel non esce più. Secondo me i laser lo hanno fatto a fettine. Ecco. E vai. Bravo Daniel. Sei ancora tutto intero? Fammi vedere. Aspetta, ma hai i capelli un po' più corti? Secondo me il laser ti ha dato una passatina. Ma fammi vedere un attimo questa action figure. Ma troppo bella. Sembra papà quando ha fatto l'arrampicata. Ciao Alissa. Ciao Alissa. Vi siete scambiati l'identità. Daniel, siamo sicuri? Te lo sei meritato? Vai. Olè. Perfetto. Vai. E che cosa avete vinto adesso? Il pranzo. Sì. Wow, è arrivato il pranzo e anche delle nuove boccette misteriose con qualcosa da bere. E qui dentro c'è il nostro pranzo, ma non sappiamo cosa c'è. Chissà questo cos'è. Wow. Alice oggi sta bevendo un sacco di strani liquidi. Questo è il nostro menù. Vai, apri, apri. Vediamo cosa c'è. Crocchette. E guarda questo. Guarda che nero. Devo andare subito a provare. Va bene, buon appetito. Questo sembra un gelato, ma in realtà è un risotto. Questi sono gelati fatti di riso. Ad Alice e Daniel non bastava una volta. Ci ritornano. Pronti? Via! Guarda che adesso ti aspettano delle altre prove, eh. Conservatevi un po' di energia per le ultime prove, ragazzi. Ok, tocca ad Alice e Daniel. Dovranno memorizzare bene quello che c'è nella stanza perché dopo gli verranno fatte delle domande. Dovranno rispondere correttamente. Ragazzi, avete solo 3 minuti. Occhi aperti. Delle domande. Nella stanza ci sono giochi da tavolo? Sì. Giusto. Che colore era questo astuccio? Blu. Giusto. Vai. Brava Alice, hai salvato la situazione. È l'ultimo. E vai. Oh, tutti patentati. Bravissimi. Abbiamo sentito suonare un allarme, ragazzi. Cosa succede? Questa è la sirena di Batman che suona solo in caso di emergenza, quindi a me dispiace interrompere il vostro addestramento, però c'è un messaggio. Dov'è Dave? Dave? È vero, manca ragazzi, Dave. Dov'è Dave? Non l'avete visto? No. Mentre facevamo la prova, non guardavate? No. Ci siamo persi Dave. Cadetti della Super Hero Academy, ho un messaggio urgente per voi. Il trainer Dave è scomparso. Temiamo per la sua incolumità e sospettiamo che sia stato rapito dai miei acerrimi nemici, l'enigmista, Pinguino e Joker. Dovete immediatamente interrompere il vostro addestramento ed entrare in azione. Non c'è un minuto da perdere. L'enigmista avrà sicuramente lasciato uno dei suoi indovinelli. Cercatelo e scoprite dove si trova Dave. Cercate gli indizi. Dovete ritrovare Dave, ragazzi. Batman, lui sta qui fermo, invece di aiutarci. Ma vi sembra giusto? È tutto il giorno che sta qui a non fare niente. Ci aiuteranno. Se c'è un messaggio nascosto, la luce ultravioletta, li accendete. Dovete cercare un messaggio invisibile con le torce a raggi ultravioletti. Guarda bene sul muro, sul muro. Dov'è che aveva sentito l'odore? Io l'avevo sentito da questa parte. Non c'è niente. Segno di vernice. Qui, guarda. Allora, di qua c'è passato. Ragazzi, guardate lì, guardate su. Qualcuno deve arrampicarsi. No! E cosa c'è scritto? Cosa sale quando la cosa sale quando la pioggia cosa sale su quando la pioggia cade giù? Non lo so. Le nuvole. Gli ombrelli. Gli ombrelli salgono su quando la pioggia cade giù. E gli ombrelli li usa Pinguino. Fermi. Fermi.
Ragazzi, fermi! Allontanati! Potrebbe essere una trappola. Se è un ombrello del pinguino, potrebbe nascondere delle trappole, quindi allontanatevi per favore. Oh, attento, Daniel. Sei troppo vicino. Oh, ma si illumina. È strano questo ombrello. Io non mi fiderei ad aprirlo. Oh. Ah. Oh. Che cos'è? Un messaggio. C'è un messaggio, forse dal pinguino. No, forse da Batman. Chissà. È una mappa. Un altro enigma. Forse di fusione. Dobbiamo uscire. Bisogna capire dove bisogna andare. Ok, forse hanno capito dove andare. Voi avete visto un cappello? Sì, di là. Allora quel cappello indicava davvero Joker. Bisogna trovare la chiave per aprire la porta che dà alle segrete. No, ma c'è Dave! Sì, è lei, è là Dave! C'è Dave lì sotto legato! Bisogna trovare la chiave! Bisogna cercare elementi che ricordano gli scherzi, perché a Joker piace prendersi gioco di noi. Alissa, dove può stare la chiave? Carta. Ragazzi, dov'è? Dietro la carta. Dove l'hai trovata? L'ho trovata Leo sulla finestra. Oh mamma. Corri, corri. Vai Michael, vai. C'è Dave. Vai. Ragazzi, com'è, come sono qua? C'è il nodo dietro, la sedia. Fate qualcosa, le catene. L'hanno liberato. Aiuto. Che cos'è? Non tirare! Ma dov'è Joker? Ci è sfuggito di nuovo, lui mi ha legato e se n'è andato, ci ha lasciato qua, se n'è andato, ci è scappato! Grazie per avermi portato, ragazzi. Ehi, stai bene? Mai stato meglio! Ma dov'è Joker? Mi ha lasciato qua e se n'è andato, è scappato di nuovo. Ragazzi, io vi devo ringraziare. Sicuramente, siccome Batman ci ha osservato dall'inizio del nostro addestramento, sicuramente ci ha lasciato un messaggio. E quindi torniamo al quartier generale. Bravi! Ce l'avete fatta, bravi! Ce l'avete fatta, l'avete salvato! Bravo, sì, Michael! Ora dobbiamo andare a vedere se Batman ci ha lasciato un messaggio. Andiamo a vedere. Complimenti, cadetti! Avete terminato con successo il vostro addestramento e ora avete tutti gli strumenti per diventare miei alleati. Non solo, siete riusciti a trovare e trarre in salvo Dave. Questo è solo un assaggio di quello che dei super criminali sono capaci di fare. Adesso festeggiamo, ma state in allerta. I miei nemici tramano nell'ombra e potrei aver bisogno di voi in qualsiasi momento. D'ora in poi, se vedete il bat segnale nel cielo, saprete cosa dovete fare. Bravi! Avete terminato l'addestramento! Adesso per ringraziarvi abbiamo pronti i vostri diplomi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Abbiamo superato tutte le prove, cioè loro hanno superato, io non ho fatto niente, ho solo guardato. E adesso è l'ora della consegna dei diplomi. Il diploma di supereroe, Alissa! Brava! Daniel? Mi sono divertita e mi è piaciuto, però mi sono un po' spaventata nell'arrampicata la prima volta, però poi è andato tutto bene. Però le paure ci servono per quello, perché poi quando le superiamo siamo più forti. Ti senti più forte? Molto bene. Perfetto. Altro che rifocillarsi. Mamma, guarda. Oh, non ci credo, guarda la torta. Guardate i cupcakes! Oh, Daniel è contento, ci sono anche i popcorn. Da cosa inizi? Questo. Quello glitter? Sì, perché sembrava notte, vedi? Daniel ha già iniziato, si è buttato sul salato subito. Lecca di torta. Ma vuoi mangiare Batman? Sì. Povero. Addenta Batman. Ha morso l'occhio. Buono. Ecco la torta. Buonissima.
un mega blocco di cioccolato a vari strati di cioccolato con diverse consistenze. E adesso ci vuole un bel batte. Ci sta. Momento interviste. Wow. Ragazzi, ci hanno dato qualche piccolo omaggio da portare a casa come ricordo di questa esperienza. Come faremo a portare tutte queste cose in treno? Non lo so, forse ci daranno anche una Batmobile vera per tornare. La Batmobile Lego, i timbri, i costumi per tutti, per Alissa, per Daniel, per me e pure per papà. Abbiamo i cosplay pronti e anche i Funko Pop. Tablet di Batman. E pure le cuffie. Eh sì, così le colleghi al tablet. Eh sì. Grazie Batman. Anche le magliette. Grazie. Grazie. Qui ci sono altre cose, ragazzi. Ma c'è pure qui il tablet. Eh sì, uno per uno. Ok ragazzi, la giornata qui alla Super Hero Academy si è conclusa. Abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo superato tutte le prove. Sì. Vi siete divertiti? Sì. Bene, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.